Sì, adesso pari che deve ritornare più lucido, soprattutto nell'impostazione. Avete visto che invece ha preferito subito il lancio dalle retrovie all'indirizzo di Simeri. Simeri ben controllato, due avversari su di lui, e questa è Botta. Botta che si è visto poco negli ultimi 10 minuti. Attenzione a Simeri su un errore gravissimo da parte degli avversari. Trova il nuovo vantaggio del Bari, ma qui ci ha messo del suo la difesa del Catanzaro. Sì, Fazio, una palla semplice, non è riuscito a rinviare. Simeri pronto alle spalle, consapevole anche della possibilità che potesse creare difficoltà quel pallone a Fazio. È stato molto fortunato anche nel rimpallo, perché comunque Branduani aveva chiuso bene. Le grandi feste del Bari a bordo campo le seguiamo subito. Sì, praticamente si è alzata interamente la panchina del Bari ad accogliere questo vantaggio di 2-1, e adesso Mignani sta chiamando tutti a raccolta per dire: andiamo a discutere tutto negli spogliatoi. Eh sì, ma l'aveva detto anche nel corso dei minuti precedenti al pareggio del Catanzaro. Intanto stiamo rivedendo l'errore grave da parte di Fazio, pallone per Simeri che non lascia a scampo in questa circostanza Branduani, ma da quella posizione ci avrebbe sorpresi, no? Non avesse realizzato un gol facile facile. Sì, anche perché aveva il tempo per poter tentare addirittura il dribbling nei confronti di Branduani. Io azzardo una considerazione.